Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. Allora, eccoci qua. Vi ho chiesto in delle storie su Instagram e se non mi seguite su Instagram vi lascio qui scritto il nome del mio profilo, perché così se vi va potete venirmi a seguire e insomma tramite storie ci possiamo parlare, vi posso far vedere cose in anteprima, prima del video su YouTube, perché su YouTube ci vuole un po' più di tempo. Allora, vi ho chiesto se vi fosse interessato vedere tutti i colori di Madame Glam che ho per darvi le mie opinioni. Qualcuno mi ha detto di no, però la maggior parte mi ha detto di sì, e allora ho deciso di fare questo video. Dunque, voglio iniziare con il dirvi che Madame Glam mi tiene nella sua lista PR, e io sono molto grata e onorata di questo, perché vuol dire che viene apprezzato quello che faccio, e questo vuol dire che Madame Glam mi invia dei loro prodotti per farmeli provare e per farci dei video, ovviamente per fargli pubblicità, perché è di questo che si tratta. Cioè, non è che mi mandano a me come a tutte le altre che ricevono, nel mondo, in Italia, ma nel mondo. Non è che una ditta ti manda dei prodotti così a buffo. Giustamente vogliono qualcosa indietro, e per ringraziarli, noi per ringraziarli facciamo dei video e facciamo pubblicità. Nessuno ci impone, perlomeno a me, nessuno mi impone di dire cose che non penso, o di dire cose belle invece di cose brutte. Io dico quello che penso, e questo è ancora meglio. Comunque, allora, perché ho messo qua tutti questi rosa? In questo momento, nel mese di ottobre, è il mese della prevenzione contro il tumore. E loro stanno, come già vi ho detto nel video dove ho fatto queste unghie qua, che ve lo lascio in alto a destra se non l'avete visto. E vi dicevo che loro collaborano con una associazione che si occupa di cancro al seno, e per ogni colore rosa della loro collezione, tutti rosa, sono circa 75 rosa che loro hanno messo in questa collezione che hanno chiamato Think Pink. Per ogni rosa che viene comprato, loro donano un dollaro a questa associazione. Allora, ho pensato in questo momento di iniziare con i rosa che io ho, con tutti i rosa che io ho, e che quasi sicuramente, non sono andata adesso a controllare, ma quasi sicuramente sono presenti in questa collezione Think Pink. Allora, io adesso sposto un po' qui, perché tra l'altro devo cambiargli anche postazione, perché stanno aumentando molto, sono molto grata di questo, ma non so più dove metterli, quindi devo un attimo riorganizzarmi. Allora, cominciamo appunto con i rosa, perché se vi va, appunto facendo acquisto in questo mese di ottobre, Madame Glam dona un dollaro a questa associazione. Allora, adesso io mi sposto, ve li apro abbastanza velocemente, non li swatcho perché sennò questo video diventa eterno, e vi dico quello che penso. C'è un po' di polvere su alcuni perché la polvere di limatura va ovunque. Allora, cominciamo con questo. Questo si chiama Proud Me, sì, Proud Me, Proud Nude, ed è esattamente un colore così. I colori di Madame Glam, la maggior parte, questo era parecchio tempo che non lo aprivo, quindi lo devo agitare un po'. La maggior parte dei colori di Madame Glam sono tutti molto densi e molto coprenti, e questo è uno di quelli, considerando anche che è un colore chiaro, i colori chiari tendono un po' a essere difficili. Poi passiamo a Sakura. Questo colore l'ho usato tantissimo e lo userò tantissimo. È un rosa, anche lui denso, molto coprente. È un rosa molto chiaro, freddo. Questo, secondo me, i miei occhi lo vedono freddo.
Tutti i gel di Madame Glam, i semipermanenti, hanno un odore di gomma da masticare. Poi, Baby Pink. Baby Pink, che è quello che ho usato nell'ultimo video per fare queste unghie qua, e come vi dicevo, anche lui è abbastanza chiaro. Mi sembra meno freddo rispetto a Sakura, è leggermente meno freddo, ma è molto molto chiaro, quasi bianco. E questi sono, quando sono poco coprenti, ve lo dico. Poi abbiamo il Perfect Pink, che fa parte della collezione Perfect, che hanno tirato fuori per i loro 5 anni di attività. La linea Perfect me l'hanno mandata tutta, sono stata molto orgogliosa e grata di questo. Perfect Pink, anche lui, è uno che ho usato parecchio ed è un bel rosa. Devo dire che i loro rosa sono abbastanza particolari. Sono tutti molto belli e tutti molto coprenti. Poi, rimanendo sempre sul chiaro, abbiamo il Pink Me Up. Anche questo l'ho usato parecchio e ho postato parecchie foto su Instagram di unghie fatte con questo colore. Questi rosa finora sono tutti coprenti. E poi, aspetta che li metto qua, non so dove sto inquadrando. Poi passiamo a Little J, anche con questo ho fatto un video. Di tutto quello che mi ricordo vi lascio i video qui in alto a destra. Little J, che questo è della collezione Back to School, e anche questo rosa mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto veramente tanto, anche lui coprente. Poi cominciamo a scurirci un po', Mother Chucker, anche lui usato e postato foto su Instagram. Non credo di aver fatto il video, con qualcosa ho fatto. Questo è un rosso leggermente un rosso viola, non è proprio rosso perché vedete nel tappino, poi il tappino è abbastanza fedele a quello che è, perché è proprio una goccia di colore c'è, cioè, nel tappino, quindi sono molto fedeli questi swatch qua sopra. E questo, abbiamo detto, è Mother Chucker, anche lui della collezione Back to School. E poi abbiamo Raspberry Explosion, che è uno di quelli che mi hanno mandato gli ultimi arrivati, che è questo qua con cui ho fatto il video. È, ragazzi, stupendo, questo veramente è qualcosa di spettacolare, spettacolare. E poi abbiamo il Haunt Me, anche lui. Questo mi sembra che faccia parte della collezione autunnale, Haunt Me, anche lui è molto bellino. Ho messo foto su Instagram anche di un refill fatto con questo colore. Questo Haunt Me è leggermente meno coprente degli altri, ma con la doppia passata diventa coprente. Diciamo che rispetto a tutti gli altri si può notare una piccola differenza di meno coprenza, ma la doppia passata lo rende coprentissimo anche questo. E poi abbiamo un fluo, che è Oh My God Pink, che è appunto un fluo, ed è un fluo coprente che non ha bisogno di mettere il bianco sotto, come a volte facciamo per rendere i colori neon più coprenti, più vivaci. Questo qui vi devo dire che non ha bisogno del bianco sotto. Oh my God Pink si chiama questo. E poi di glitterati, cominciamo con i glitterati rosa, sempre rimanendo in tema rosa. Abbiamo questo che è Make a Difference. Ed è praticamente, questo è tutto paro paro fitto fitto. I glitter sono tutti dello stesso colore e sono tutti della stessa grandezza. No, ci sono di varie grandezze, ma sono tutti dello stesso colore. Vedete qui nel tappino? Sono tutti dello stesso colore. La base di questo è trasparente, ma sono talmente tanto fitti fitti che con la doppia passata diventa coprentissimo. Poi abbiamo questo che lo uso tantissimo, The Change, e sarebbe anche quello che ho qui. Questo qua è questo qui, The Change. Anche questo ha i glitter tutti di un solo colore, vedete, non sono neanche iridescenti, sono proprio tutti dello stesso colore. Ed è, ops, va bene, è così, si è staccato il tappino.
È così come lo vedete, e ovviamente questo è, se messo paro paro, viene così. Se invece messo sfumato, giustamente il colore si sfuma, non è più così intenso. E anche lui, vi devo dire che l'ho usato veramente tanto e continuerò ad usarlo perché me lo chiedono. Poi, uno degli ultimi arrivati, Confetti, anche lui, ah, di lui ho messo la foto su Instagram insieme a questo qua. Vediamo se riesco a lasciarvi i link delle foto di Instagram. Boh, non lo so come posso fare. Comunque, andatemi a seguire valentina.m77. Allora, questo si chiama Confetti. Questo si chiama Confetti, anche lui è tanto carino, è tanto carino. Questo è a base trasparente, i glitterozzi sono belli glitterozzi, belli grossi e come potete vedere qua è un multicolor. Diciamo che a primo impatto è il rosa il colore prevalente, però poi ci sono anche dei glitterini blu, rossi e verdi. E lui, secondo me, steso su un colore come ho fatto io, praticamente su Hunt Me, che è questo qua, io ci ho messo questo sopra e non si vedono i buchi di colore. Ve lo volevo far vedere se lo trovo. Eccolo, questo è Confetti. Vedete, se lasciate la base trasparente, si possono vedere dei buchi di trasparenza, invece se ci mettete un colore sotto non si vede più nessun buco. E poi questo ultimo, anche lui ultimo arrivato, che è questo qua, e devo dire mi piace tantissimo, ce l'ho anche su queste altre unghiette qua. Questo si chiama Sparkling Hearts. Questa luce, vediamo se la sposto. Sparkling Hearts, ed è questo qui, ha i glitter di varie dimensioni ed ha una base colorata, trasparente ma colorata, quindi questo qua non c'è nessun colore sotto, ma è tutto lui con qui con tre passate e qui con due passate, che alla fine insomma non è che si noti molto la differenza. Anche con due passate va benissimo. Io ho voluto provare a farne tre per vedere se diventava ancora più intenso. E quindi ecco, questi sono i rosa e credo proprio che i rosa che io ho facciano tutti parte della collezione Think Pink, appunto per aiutare la ricerca contro il cancro. Allora, passiamo poi ai rossi. Questi sono i rossi che io ho e cominciamo dal Perfect Red, che è appunto della collezione Perfect, e questo rosso l'ho usato tantissimo quest'estate, l'ho usato tantissimo, è bellissimo, anche di lui ho messo foto su Instagram che ve lo dico a fare, e anche lui è molto coprente, anche lui è coprentissimo, due passate viene una cosa perfetta ed è fra quelli coprenti. Poi abbiamo Smart Ox Blood. Questo qui è un rosso violaceo, direi, ed è leggermente metallizzato, ha queste particelle che lo rendono un po' metallizzato in videocamera, probabilmente da qui si vede un po', dal tappino si vede meglio che è un po' metallizzato. E lui, rispetto a quegli altri, può sembrare meno coprente, ma con la prima passata sottile e la seconda un po' più abbondante, diventa coprentissimo anche lui. E poi abbiamo Very Chic. Very Chic, anche lui è leggermente, ora con la luce che mi riflette non riesco a, no, Very Chic è matte, è totalmente matte. E questo qui, rispetto agli altri super coprenti, è leggermente meno coprente, il Very Chic. Si vede anche dal tappino che è leggermente meno coprente, ma quando trovo colori di questo genere faccio la prima passata sottile e la seconda un po' più abbondante e diventa coprente, oppure tre passate sottili. Certo che può scocciare questo fatto che bisogna fare tre passate, quindi comunque voi tenete in considerazione quello che vi dico e insomma si può evitare di comprare, se volete comprare si può evitare di prendere quelli meno coprenti. E poi abbiamo Natural Beauty. Questo
Questo qui sotto Natale funziona alla grande perché ha appunto ha i glitter di varia grandezza e di vario colore, abbastanza argentato c'è in questo mix, ma diciamo che comunque è a base rossa. E poi questo che è veramente stupendo, usato tantissimo anche lui, scusate la polvere, ma la battaglia contro la polvere io non la vincerò mai. Questo si chiama Eco Chic Red e lui è proprio glitter allo stato puro. Quindi glitteroni anche lui di varia grandezza, ma tutti rossi, proprio tutti tutti rossi, non ci sono sfumature di altri colori, come vedete qui nel tappino è tutto rosso rosso. Allora, veniamo poi agli arancioni e i gialli che ho io e cominciamo subito con uno della collezione Perfect, Perfect Gold, ed è proprio un oro leggermente glitterato, è finissimo, il glitter è veramente finissimo e questo anche lui si vede dal tappino, non è molto molto coprente. Poi passiamo pure ad un altro poco coprente che è questo qua, Tangerine Dream, e anche lui è leggermente meno coprente e non so per quale motivo sinceramente li fanno, hanno fatto alcuni colori che sono meno coprenti rispetto agli altri. Questo qui per esempio l'ho utilizzato, visto che è trasparente, sulla base metallic, per fare questo effetto metallizzato, si vede anche insomma, si vede da qui che non è coprente, però può essere carino da mettere sopra, magari a dei glitter, insomma, per incapsulare un po', per fare questi effetti sottovetro. Questo è appunto, io l'ho utilizzato in questo modo e questo è il Tangerine Dream. Poi un altro pochino coprente è questo qua, Suns Out, ed è un arancione praticamente fosforescente, come potete vedere, però mettendo un bianco sotto assolutamente questo diventa super coprente. Quindi chiaramente se dovete andare a comprarlo dovete valutare un po' tutte queste cose. Io ce l'ho, insomma, me l'hanno mandato e lo utilizzo in questo modo. Poi sempre un po' fosforescenti, il Perfect Yellow della collezione Perfect, e questo è proprio un bel giallone fosforescente anche lui, un bel giallo fosforescente anche lui, coprente alla seconda passata perché alla prima passata rimane non troppo coprentissimo, quindi due passate e il suo lavoro lo fa. Un altro arancione abbastanza evidente della collezione Perfect, Perfect Orange, anche lui bello acceso, bello si vede, è un colore che si vede e anche lui coprente alla seconda passata perché alla prima può rimanere leggermente trasparentino, ma insomma io sempre faccio due passate, non, anche quando un colore è molto coprente non me la sento di lasciarla con una passata sola, quindi per me le due passate sono d'obbligo, però io ve lo dico perché così voi tenete in considerazione alcune cose, ecco. E poi abbiamo questo Blood Orange, anche lui è questo me l'hanno mandato l'anno scorso per Halloween e con lui ho fatto pure un video con una nail art per Halloween e anche lui è molto evidente, si vede, è un colore che si vede e anche lui coprente alla seconda passata. E infine abbiamo lui, il Funny Orange, e questo colore mi è piaciuto molto molto, però questo dobbiamo fare tre passate. Questo assolutamente tre passate anche per me sono d'obbligo perché tende ad essere molto chiaro, tende ad essere molto molto chiaro, quindi per avere il risultato che cercavo di questo ho fatto tre passate. Funny Orange. Allora, veniamo adesso ai marroni. I marroni sono la mia passione per l'inverno. Le sfumature del marrone mi piacciono tantissimo. Ho fatto anche
un video con delle unghie marroni, vi lascio sempre tutto qui, e cominciamo con uno nude, insomma un marrone nude, che si chiama Xoxo ed è questo qua, è un nude abbastanza chiaro, mi piace molto. Vabbè, a me piacciono tutte, mi sentirete dire mi piace molto perché mi piacciono tutti, ed è questo colore qui, molto chiaro, molto chiaro, molto nude, mi piacciono tantissimo. Vabbè, lo ripeterò 3000 volte. Questo prima passata sottile, seconda più abbondante, assolutamente. Questo due passate, forse per qualcuno anche tre passate, qualcuno anche con due passate potrebbe non trovarlo coprente, ma con tre passate sicuramente diventa coprentissimo e mi piace molto. Poi Perfect Brown della collezione Perfect, e anche lui mi è piaciuto molto, è un colore un po' particolare, può sembrare un colore smorticino, un colore un po' particolare, e questo coprente, questo coprentissimo. Poi abbiamo il On My Brown, che ce l'ho già dall'anno scorso questo, anche con lui, cioè ho combinato questi due per quel video. Anche lui coprente subito alla prima passata, ma tanto io ne faccio sempre due. Questo colore mi piace tanto perché è molto scuro, ma è freddo. È freddo. A me piacciono molto i colori che tendono più sul freddo che sul caldo. Coprentissimo anche lui. E poi questi due sono nuovi e non li ho ancora usati e non vedo l'ora di usarli. E sono Spooky. Questi dovrebbero essere parte della collezione autunnale Spooky, che è un marrone un po' violaceo. Non credo neanche che l'ho steso. Non mi dire che non l'ho neanche stesi ancora. Devo controllare. Comunque si vede che è fra quelli super coprenti. Eccolo qui, è un marrone violaceo, non so come descriverlo, so solo che mi piace tanto tanto. E poi abbiamo Wicked, che è anche lui un marroncino, rosino, non saprei bene come definire, e anche di questo so solo che mi piace tanto. Vi ripeto, non li ho stesi, dal tappino mi sembrano coprenti, forse questo qui è uno di quelli alla prima passata non troppo coprente, la seconda più abbondante diventa coprente, perché dal tappino, il tappino rispecchia molto, si capisce molto bene quello che poi è. Allora, passiamo poi ai verdi, anche se questo non so bene, una via di mezzo fra verde, acqua, azzurro, vabbè, comunque. Allora, Perfect Green della collezione Perfect, e anche lui è coprentissimo alla prima passata, questo è proprio verde, verde allo stato puro, verde primario, questo proprio è verde, coprente subito alla prima passata. Poi abbiamo Grassy Sassy, questo l'ho utilizzato come semipermanente, quindi su struttura semipermanente, non gel eccetera, ed è venuto coprentissimo anche questo, è stato molto coprente anche questo, è coprente anche questo. E poi questo che è Honest Sky, mi sono fatta delle unghie con questo colore, che è un verde acqua turchese, forse, voglio dire. E lui è uno di quelli coprente alla seconda passata, prima sottile, la prima passata sottile, la seconda più abbondante, e fa egregiamente il suo lavoro. Mi è piaciuto molto anche questo colore. Passiamo poi ai blu, e anche blu devo dire che mi piacciono tanti, vabbè, mi piace tutto. Allora, Perfect Blue, questo è bellissimo, è un blu spettacolare, questo pelo da dove è uscito fuori,
È un blu spettacolare. Ho fatto un video di una nail art anche con questo colore. Questo blu, ragazzi, è bomba. In video adesso nella telecamera vedo che non rispecchia molto il colore. Spero che dopo nel video, nello schermo del computer, lo rispecchi. E questo coprente, coprente subito alla prima passata. Poi Fresh Me Up, usato tantissimo anche lui, sia su me stessa che su altre persone. Anche lui è coprente alla prima passata, è fra quelli molto coprenti. Adesso è un po' che non lo uso, quindi avrei dovuto scuotere, agitare la bottiglietta, non l'ho fatto, ma questo è coprentissimo anche lui e mi piace molto. E poi un azzurro particolare, un azzurro fango, io li chiamo questi che sono un po' così, è questo Russian Blue, utilizzato sia su di me che su altre persone. È molto chiaro, ma è coprentissimo anche lui. Coprentissimo anche lui, è molto chiaro e molto freddo, quasi con una punta di grigio. Molto bellino anche lui. E poi uno arrivato adesso, che sono questi One Step. Questi sono One Step, non li avevo mai provati, non me li avevano mai mandati. Appunto, sono One Step come semipermanenti, ossia qui c'è tutto dentro, base, colore e sigillante. Però io anche colori One Step non li userei. Solo loro, cioè faccio comunque i tre passi perché una volta quando vai a rimuovere poi preferisco che ci sia la base sotto, insomma mi dà più sicurezza sia come protezione dell'unghia che come durata, però assolutamente come colore a questo si chiama Tulum, questo si chiama Tulum e anche lui è un azzurrino che devo dire alla fine non avevo fra quelli che mi hanno mandato, è un azzurro che non avevo. E sembra non troppo coprentissimo, lo dovrei provare, su questo non vi so dire, però non sembra che sia molto molto coprente, anche il tappino si vede un po' di chiarore sotto, ma penso che con le solite tre passate, se c'è bisogno, diventi coprente anche lui. Ah, e beh, che mi dimenticavo di lui, del Dream Diamonds. Questo lo adoro, questo lo amo, questo colore, questo è come l'altro rosso, questo qua ha i glitter di varia grandezza, iridescenti ed ha la base leggermente colorata. Quindi è trasparente, ma la base è leggermente azzurra, insomma, si vede dalla cosetta qua, dal bastoncino. Oddio, non mi viene la parola. Comunque si vede che è leggermente coprente, quindi con le due passate lui diventa assolutamente tutto coprente. Lo si può usare anche per sfumare, ma insomma, questo è uno fra i miei glitter preferiti. Allora, poi abbiamo dei violini lillini e questo è il Beastfully Yours. L'ho usato parecchio anche lui è molto molto chiaro, è molto chiaro, ma è coprente subito alla prima passata. Questo è un lilla, è proprio lilla chiaro. E poi ho un altro colore della collezione One Step, che è lui, Lavender Verbena, e questo è leggermente glitteratino. Questo niente, ma questo dal tappo, vedete il tappo come è chiaro? Invece poi quando lo apri è un po' più scuro. Questo secondo me il tappo non rispecchia molto e è leggermente glitteratino, non so se si riesce, forse si percepisce. Ah, questo l'ho steso, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Questo è lui. Devo dire che alla seconda passata diventa coprentissimo. Dalla prima mi sembrava che non fosse molto coprente, invece la seconda passata diventa proprio molto coprente. E poi un altro One Step Gel Polish, questo Pierce Apricot, che è questo qua.
lui, anche lui, è molto molto coprente. Queste sono ovviamente due passate e lui è così. Lui è così, è un colore abbastanza, secondo me, estivo, ma l'estate tanto tornerà. Un passo indietro per quanto riguarda i lilla, quindi i lilla e i viola, ho questi tre e vi devo parlare di questo qua, Perfect Purple. Allora, questo purple purtroppo non è coprente, non è coprente. L'ho usato su una persona. Ho dovuto fare tre passate, la terza addirittura abbondante, e quindi mi ha un po' incicciottato la struttura, non mi è piaciuto molto. Devo provare ad utilizzarlo come sottovetro per incapsulare dei glitter, eccetera, eccetera. Insomma, fra tanti che ce ne sono, questo sinceramente non lo consiglio molto. Però, come vi dicevo prima, io ce l'ho e troverò il modo di utilizzarlo. Allora, passiamo poi al bianco e al nero e a un grigio. Allora, Perfect White e Perfect Black. Nero nerissimo, quindi assolutamente funziona alla grande. E il Perfect White, anche lui funziona alla grande. L'ho usato molte volte, ho postato su Instagram foto lavori con questo bianco. Copre benissimo, due passate si livella benissimo e niente da dire. Gran bel bianco. E poi ho un grigio che mi piace molto, Upper East Side della collezione Back to School. Anche questo, l'ho utilizzato per fare un video anche lui e mi è piaciuto tanto. Coprente, coprentissimo, già la prima passata, alla seconda ovviamente ancora meglio. E poi passiamo ad alcuni glitterati. Allora, questi due della collezione Peacock sono le prime cose che ho ricevuto da Madame Glam. Mi avevano mandato questi due glitterati trasparenti della collezione Peacock. Questi sono Under Pressure, questo sul azzurrino, e Cosmic Sparkle, questo sul lillino. E appunto mi avevano mandato la base, il top e questi due, e dall'epoca io sto utilizzando sempre la base di Madame Glam, come vi dico sempre nei video. Scusatemi se vi vengo a noia, ma cioè, se mi chiedete io questo è. E quindi questa collezione Peacock sono quelli a base trasparente, ma pieni di, non sono glitter, sono come pezzettini di cose brillantinose. Quindi questo si può stendere sia su base nera e ovviamente viene fuori il colore proprio così com'è, oppure su una base colorata. E poi abbiamo il Cosmic Sparkle, che è quello leggermente lillino. Lillino, ma c'è anche poi, sono questi chrome, come si dice? Non mi viene la parola. Vabbè, questi che cambiano, camaleontici. Questi che cambiano. Poi della collezione Perfect abbiamo anche il Perfect Silver, oltre il Perfect Gold. Questo è proprio argento, argento puro, proprio finissimo, il glitter è finissimo. E poi abbiamo questi due che li uso tantissimo. Allora, il Silver Magic, che è un glitterato argentato, ma argentato ma non proprio argento sparato, e ha questi glitter super finissimi, è qualcosa di spettacolare. Alla seconda passata diventa coprentissimo. E poi abbiamo lui, Heart Day Everyday. Vabbè, questi nomi a volte sono un po' particolari. Anche questo è non è argento, perché non voglio dire che, cioè, non è argento, ma è bellissimo perché ha glitter di varia grandezza e quelli sottilissimi lo rendono coprente. Il fatto di avere questi glitter fini fini finissimi, fitti fitti, quando fai due passate diventa coprente. Io lo uso tantissimo anche per sfumare.
da sfumare qui nel girocuticole verso la punta. Funziona alla grande. Poi veniamo a loro. Allora, questa è stata una delle ultime uscite, appunto, di Madame Glam, la collezione Metallic. Che funziona, ho fatto un video anche su questo. Praticamente si mette questa base metallica argentata, è metallo proprio sciolto questo qua. Guardate come diventa specchio. Quando lo si tocca lui si mischia, ma quando lo lasci stare, piano piano diventa specchio, è qualcosa di spettacolare. Questo asciuga in lampada, deve asciugare in lampada e su questa base vanno messi i vari colori. Questo colore, questo metallico qua, va messo sulla base per il metallico. Ecco qua. Questa qui è la base metallic base, vedete? Metallic base coat. Quindi sulla struttura mettiamo prima una passata di questa, andiamo in lampada, poi mettiamo una passata di Metallic Silver, lo lasciamo stare una ventina di secondi prima di andare in lampada, usciamo dalla lampada e sopra mettiamo uno di questi della serie Metallic. Vedete, se mettesse a fuoco, ok, Metallic, che sono colorati ma trasparenti. Vedete, si vede dalla boccetta, no, dal collo della boccetta non riesco a farvelo vedere, ma per esempio questo qua è questo che io porto su queste due unghiette e ho fatto delle prove perché l'ho usato. Ovviamente voi sapete che io uso le cose non per quello che sono state fabbricate, ma anche per farci altro. Adesso vi spiego. Allora, intanto vi dico i colori. Day off ed è questo. Questo è Day Off. Questo è Crown ed è questo qua. Poi abbiamo Ruby Red ed è questo qua. Poi abbiamo Pink Pearls ed è lui. E poi abbiamo Hold My Wine ed è lui. Allora, praticamente su questo bastoncino con le tre tip io ho fatto tre cose diverse. Nella prima tip qui ho steso il silver, appunto la sua base, e sopra ho steso il colore. Ok? Quindi questo è metallic, proprio metallic come loro l'hanno inventato. Poi nella seconda tip, che spero si possa, vediamo se metto, allora dovrei mettere forse la luce qui. Nella seconda tip, questa qua, ho messo sotto il mio adorato Silver Magic, questo qua appunto che vi dicevo prima. Ho messo il Silver Magic e sopra ho messo il colore. Vedete questo effetto sottovetro che dal vivo sicuramente, forse nel giallo si nota di più, dal vivo si vede benissimo ed è bellissimo. E poi nella terza tip, che cosa ho fatto? Ho preso su queste due, non si vede molto, su questa rosa e su questa, ma perché ho preso il foil sbagliato. Praticamente sulla terza tip ho messo un foil con un disegno tipo damascato olografico, di questi argentati però che è olografico, e sopra ho messo il colore. Guardate quanto è bello, guardate quanto è bello questo effetto sottovetro. Io non so come fare per farvelo vedere. Forse così, ecco, forse così si vede meglio. Levo la mia mano. È bellissimo, è veramente bellissimo, usato anche in questo modo. Infatti,
mi farò delle unghie con questo effetto. E quindi ecco, per dirvi, no, che questi colori qua metallici, che sono sul metallizzato ma trasparente, possiamo incapsularci qualsiasi cosa. Allora, eccoli qua tutti i miei colorini schierati. Ho riempito un coso enorme di questo. I tre piccolini one step non ci entrano, ma so che mi stanno arrivando anche degli altri colori, quindi non so come mi potrò organizzare. Eccoli qua. Quindi spero che questo video possa esservi stato utile. E vi lascio linkato anche un video dove alla fine vi faccio vedere come fare un ordine su Madame Glam. Vi lascio giù nell'info box il link diretto al negozio. Ho un codice sconto, Valentina M30, ve lo lascio scritto, ma sarà scritto anche giù nell'info box. E con quel codice sconto si può avere il 30% di sconto. E niente, spero di esservi stata utile, di non avervi annoiato troppo, e un bacio grande. Regalami il solito like, pollicione all'insù, che ti chiedo sempre se ti è stato utile il video, e ci vediamo alla prossima. Ciao.